ridosso del confine occidentale del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone e in un territorio interamente pianeggiante, sorge il comune di Brugnera. Una terra dalla forte vocazione produttiva, in linea con l'identità del Nord-Est, attraversata dal placido corso di un verdeggiante Livenza. La storia di Brugnera comincia ufficialmente nel Medioevo, con la costruzione di un primo presidio militare proprio in prossimità del Livenza, importante via di comunicazione e storico confine tra il Trevigiano e l'area del Friuli occidentale. Legata storicamente alle sorti della Repubblica di Venezia, Brugnera conserva numerosi edifici storici di pregio, prima fra tutte la bella Villa Varda, tappa iniziale del nostro viaggio. Una stupenda villa che è stata ampliata nel 1860 e dà un parco meraviglioso di 18 ettari, all'interno del quale noi abbiamo creato dei passaggi importanti per chi vuole fare footing, per chi vuole fare un giro naturalistico della villa. La villa mantiene gli affreschi originali, è stata recuperata attraverso investimenti della regione e dell'ente Belle Arti, perciò il tutto mantiene quella storicizzazione importante degli edifici storici del nostro territorio. Ubicata nella frazione di San Cassiano di Livenza, venne edificata a partire dal XV secolo, quando la nobile famiglia bergamasca dei Mazzoleni divenne proprietaria di vaste estensioni terriere in questa località. La tenuta passò di mano in mano nel corso dei secoli, fino a divenire proprietà della famiglia dei Morpurgo, a metà del XIX secolo, che le conferirono l'aspetto che conserva ancora oggi. Questa splendida villa di campagna è il vero gioiello di Brugnera ed è attualmente oggetto di un approfondito e accurato restauro. La stiamo recuperando attraverso investimenti anche di privati, abbiamo ricevuto una donazione di quasi 600.000 euro da parte di una ditta locale, ci ha permesso di recuperare tutta la facciata esterna, di recuperare il laghetto, rimettendo il ponticello a pagoda che era famoso come prima installazione da parte dei proprietari. Abbiamo recuperato anche degli edifici collaterali alla villa, facendo in modo che le nostre associazioni culturali ruotino attorno a questa villa che è proprio il centro culturale del nostro territorio locale. Inoltriamoci dunque nel parco costituito in gran parte da specie arboree autoctone, dirigendoci verso la prima attrattiva di questa villa, che rappresenta un perfetto esempio di incubatore culturale. La prima visita che può fare è il nostro caffè letterario, il quale normalmente ha delle mostre di pittura nonché delle esposizioni di autori locali di libri. Noi facciamo le presentazioni dei libri e lo stesso è a beneficio di tutti gli utenti della villa. Poi da lì si entra nel parco, abbiamo ovviamente dei percorsi naturali che sono dovuti ai viali alberati molto presenti in villa, che permettono sia di visitare il parco ma anche di seguire un percorso accanto all'alveo del fiume che è molto caratteristico, molto bello anche. La nostra passeggiata ci conduce nel cuore del giardino all'inglese, punteggiato di edifici che arricchiscono la storia di questo luogo. La cappella seicentesca contiene le spoglie del primo fondatore e allo stesso modo, a poche decine di metri di distanza, un piccolo mausoleo accoglie le spoglie dei Morpurgo, proprietari di Villa Varda, fino al 1943. Vi sono poi alcuni interessanti edifici di servizio, la ghiacciaia o giassera in dialetto locale, in cui venivano accumulati neve e ghiaccio per la conservazione degli alimenti.
Imbocchiamo ora il sentiero che costeggia le verdeggianti rive dell'Ivenza. Torniamo verso la villa ed incontriamo l'arancera, un edificio a 5 arcate con un soprastante terrazzo. Infine spicca il Canevon. Edificato all'inizio dell'Ottocento, ricoprì diverse funzioni, da cantina a stalla, fino all'odierna conversione in centro polifunzionale, destinato a meeting e incontri. Abbiamo inoltre il Canevon, che è l'antica cantina, è una sala di incontri. Siamo molto felici di questo perché c'è quella commistione tra associazioni locali e luoghi preziosi del territorio che è importante per lo sviluppo di entrambi e per la conoscenza di entrambi. Se il Canevon rappresenta la casa delle associazioni, aperta e liberamente fruibile, la villa, proprio in virtù della sua unicità, spalanca le sue porte solo in occasioni particolari. La villa normalmente non è aperta al pubblico, noi la concediamo molto spesso a pittori, a chi vuole fare delle esposizioni, permettendo loro in modo gratuito di usufruirne e fare in modo che ci sia un percorso di visita logico collegato normalmente alle esposizioni che lì sono accolte. L'opulenza agreste di questa residenza racconta inoltre la ricchezza insita in un intero territorio caratterizzato storicamente da maestranze operose. Una caratteristica che ha attraversato i secoli e che rende Brugnera un tipico prototipo di comune del Nord-Est, con una sua specificità produttiva, l'arte del mobile. Nei primi anni 60 si sono create le prime industrie del mobile qui a Brugnera. Il comune di Brugnera, insieme a quello di Prata e insieme a quello di Pasiano, sono il centro che fa il volume d'affari più alto in Italia per quanto riguarda il settore del mobile. Dopo la grande crisi degli ultimi anni, la richiesta di manodopera qualificata ha ripreso a crescere e anche gli istituti scolastici del territorio hanno intrapreso la via dell'alta formazione. Ne è un esempio l'Istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile e Brugnera, Bruno Carniello, specializzato nella formazione di nuovi artigiani e designer nel settore del Made in Italy. Una scuola professionale che in questi 2 anni è diventata anche istituto tecnico, che permette di formare quelle persone che possono oggi essere assunte nelle nostre aziende. I giovani appena diplomati hanno più proposte di lavoro. Un contesto premiante, quello in cui il comune di Brugnera si inserisce, mosso da un'economia sana e corredato di cultura e sport, altra grande passione dei cittadini. Noi spendiamo molto meno in assistenza e spendiamo molto di più sport. Preveniamo piuttosto che curare successivamente le persone che non praticano un sano movimento, ma anche un sano lavoro di gruppo che fa crescere non solo fisicamente, ma anche umanamente le persone che sono all'interno di questa società. Se tanti sono, come è lecito immaginare, i risultati agonistici conseguiti dagli atleti che a Brugnera si allenano ogni giorno, allo stesso modo sono molti gli eventi che vedono protagoniste discipline e associazioni e che coinvolgono principalmente i giovani. Il nostro assessore ha voluto da subito fare in modo che i giovani potessero assaporare l'esperienza di fare uno sport attraverso una festa che è la festa dello sport, all'interno del quale noi ospitiamo nei nostri impianti sportivi tutte le nostre società sportive. Ho sempre considerato lo sport come investimento e mai come spesa.
Perciò per noi fare in modo che i giovani si avvicinino allo sport è una cosa fondamentale. Nella festa dello sport questi bambini delle elementari vengono ospitati a gruppi dalle varie associazioni e fanno l'esperienza pratica dello sport, anche lo sci. Abbiamo, l'atletica leggera diventa più semplice avendo una pista di atletica che utilizziamo per i vari meeting internazionali che facciamo durante l'anno. Il calcio abbiamo più società. Brugnera è dunque un paese che ha fatto della vita all'aria aperta un tratto distintivo dell'organizzazione quotidiana. Io invito tutti a farci visita, a conoscere un comune nella pianura padana, molto sviluppato a livello industriale, ma che cura in maniera maniacale tutti gli aspetti di crescita culturale del territorio. Le strutture ricettive presenti nel comune sapranno darvi ospitalità, i nostri cittadini sono aperti, perciò riuscirete qui da noi a trovare un ambiente sereno, a trovare anche dei luoghi molto particolari da visitare e con cui passare dei momenti felici.